Allora, i nostri microfoni di Sportevet, il tecnico della Frattese Mister di Costanzo, complimenti per la splendida prestazione di domenica. Qual è stato il segreto? Cosa pensavi prima della trasferta di Gragnano e al tipico fischio finale? La temevamo questa trasferta, perché incontravamo una squadra che era in salute e nelle ultime prestazioni aveva fatto delle buone partite e degli ottimi risultati, quindi siamo andati lì motivati, anche tenendo presente che mancava il nostro bomber Fabio Longo. I ragazzi hanno dato forse anche qualcosa in più per compensare questa lacuna, e poi insomma, facendo gol all'inizio, devo dire che la partita è stata anche un po' in discesa, abbiamo chiuso bene gli spazi, loro hanno fatto un po' fatica, poi abbiamo trovato altri due gol che ci hanno consentito di tenere a bada la loro veemenza con cui hanno chiuso la partita. E veramente complimenti a questo Gragnano, perché è vero che abbiamo vinto 3-1, ma abbiamo trovato di fronte una squadra che non si è arresa mai, e complimenti anche a loro per il campionato che stanno facendo. In casa Frattese cosa è successo? Una metamorfosi in positivo negli ultimi 7 giorni, dalla sconfitta interna con la Sicola Lionzio alla vittoria col Gragnano. Cosa passa? Qual è il messaggio che trasmette all'interno di uno spogliatoio e soprattutto all'ambiente esterno? Parliamo di una piazza, di tifosi della Frattese che vi seguono ovunque, credono e vincitano fino alla fine. Ma è semplice la risposta a questa domanda. Noi dovevamo continuare così come avevamo giocato contro la Sicola Leonzio, perché la domenica precedente in casa avevamo vinto 4-0 contro la San Cataldese, poi siamo andati a pareggiare a Pomigliano, è un campo complicato, anche se negli ultimi tempi non stanno facendo dei buoni risultati, ma è sempre una squadra ostica su un campo difficile dove giocare. E poi incontri la Sicola Leonzio, fa un'ottima prestazione, qualche errore purtroppo, disattenzione che ti fa vivere una giornata no, ma sotto il punto di vista della prestazione era stata una buona partita, per cui io, il direttore sportivo, la società, insomma, abbiamo detto ai ragazzi di continuare in quella maniera, ed ecco che può nascere tranquillamente una vittoria, sebbene fuori casa, contro una squadra che stava molto bene negli ultimi tempi. Però cioè, le nostre prestazioni sono sempre positive, si perde, ma non si perde la fiducia. A questo punto, mister, domenica c'è la pausa naturalmente per il ritiro del campionato delle Due Torri, si affronterà il Gela nell'immediata ripresa. Gela, avversario ostico da non sottovalutare, l'abbiamo visto splendido corsario in Campania, a Pomigliano e contro il Gladiator, quindi un avversario da affrontare con massima attenzione. Sì, dovremmo fare la partita veramente perfetta per avere la meglio e per fare risultato, quindi a Gela, è ovvio. Poi è una trasferta molto lunga, faticosa, quindi ci sono tanti svantaggi. E in casa è una brutta gatta da pelare, sebbene il Gragnano sia andato a vincere lì. Cercheremo di mantenere alta la tensione nonostante questa pausa, che potrebbe così un po' far rilassare tra virgolette i giocatori, sperando di avere continuità di risultati e non solamente di prestazioni come dicevamo prima. Grazie per questa intervista e il saluto finale del mister di Costanzo ai tutti i telespettatori di Sport Event. Sì, veramente saluto tutti quelli che seguono la trasmissione, perché queste sono opportunità per dare visibilità al nostro calcio, e vi ringrazio per questo.